Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Carissimi amici, ma state sentendo quello che sta accadendo riguardo ai femminicidio, cioè agli omicidi verso le donne? È pazzesco! Ma dove è arrivato l'uomo in questo mondo? Non si capisce più niente. Veramente l'uomo sta diventando di una violenza inaudita. Certamente non tutti. Ci sono per fortuna anche i bravi uomini che hanno rispetto per le donne, che amano le loro mogli, le loro amiche, insomma il prossimo. E invece purtroppo ogni giorno si sentono casi sempre più violenti, omicidi pazzeschi verso donne assolutamente di buona reputazione, di buona famiglia, giovani e meno giovani, qualcosa che veramente lascia il cuore in uno stato pietoso, diciamo di lacrime. Sì, perché vedere il mondo già come è ridotto oggi riguardo ai valori e alle cose importanti, cioè i principi stessi della vita, già è veramente una cosa che ti fa piangere il cuore. Ma sentire ogni giorno quello che sta accadendo nei riguardi delle donne è veramente qualcosa che ci lascia tutti senza parole. Pensate che è appena iniziato questo sfortunato 2021 fino a questo momento e già sono 19 gli omicidi nei confronti delle donne. Praticamente un giorno sì e un giorno no viene ammazzata una donna senza ragione oppure per futili motivi. Per la maggior parte i motivi sono quando queste donne, dopo aver subito per anni violenze, maltrattamenti e assolutamente cose inconcepibili per l'essere umano da sopportare, decidono di lasciare il loro carnefice. Diventano vittime per tutta la vita, sino a che poi la vita vi viene tolta da questi farabutti criminali. Quindi il primo motivo è quando una donna dice basta con le violenze, non voglio più stare con te, lui dice no, io ti ammazzo perché tu o sarai mia o non sarai di nessuno. Perché ancora nel 2021 questi vigliacchi criminali che usano violenza contro le donne sono ancora convinti che una donna, la moglie, l'amante, la compagna sia una cosa di loro proprietà e che la possono gestire e che vogliono trattarla secondo quello che fa comodo a loro. Ecco, questo pensiero è quello che hanno questi criminali, come li vogliamo chiamare, egocentrici, cioè gente che vuole stare al centro dell'attenzione, sempre sul piedistallo, anche con le loro mogli, compagne o amanti, o addirittura fidanzate. Sì, perché lo squallore che sta incominciando è anche verso i giovani. Le giovani ragazze adesso ammazzano anche i fidanzatini per motivi molto futili, come per le donne adulte. Il primo motivo in maggioranza è quando la ragazza, dopo aver subito violenza dal fidanzato, gli dice basta, lasciamoci, io non sopporto più quello che tu mi fai, e il fidanzatino piglia e l'ammazza. Già sono 3 i casi di giovanissime donne uccise per queste dai loro fidanzatini e ancora non è finito l'anno, infatti è appena cominciato.
E allora dove vogliamo arrivare? Ma soprattutto la domanda è: cosa si può fare per evitare tutto questo? Per evitarlo, secondo me, è assolutamente impossibile, perché nel tenore di vita che vive il mondo, cari amici che mi ascoltate, veramente è una cosa difficilissima. Però qualche cosa si può fare. E secondo la mia modesta opinione, una cosa che si può fare, la può fare proprio la donna. Sì, essendo solidale con altre donne. Una donna deve essere in questo caso molto solidale verso una donna che può essere un'amica, una parente, una vicina di casa, la sorella, chiunque. Quando si sa che c'è una donna che sta subendo delle violenze dal suo fidanzato, compagno, marito o amante, le donne devono essere solidali, cioè devono aiutare queste povere disgraziate a fare che cosa? A denunciare. La prima cosa che dovete dire a queste donne è di non aver paura, perché la stramaggioranza di loro subiscono e non denunciano per paura, e poi piano piano arrivano al punto di perdere la vita. E allora, secondo me, una delle prime soluzioni, se vi capita o sapete che una donna sta subendo violenza, non vi fate i fatti vostri. Dico le donne perché? Perché le donne danno molto più ascolto ad un'altra donna piuttosto che a un uomo, è chiaro, no? Quindi si fidano di più di una donna che di un uomo. E allora, voi che ascoltate, se avete a cuore questo schifo infinito dei femminicidio, che è diventato veramente di uno squallore e di una puntualità che fa venire i brividi, non vi fate i fatti vostri, perché potete salvare qualche vita, ma se restate in silenzio e vi fate i fatti vostri, siete anche voi complici di questi criminali. E allora vi prego, se sapete di un'amica, di una parente, di una vicina di casa che sta subendo delle violenze dal compagno, fidanzato, amante o marito, aiutatela. Aiutatela ad andare a denunciare questo criminale e farabutto, perché la violenza verso le donne è inaccettabile da chiunque arrivi. È chiaro il discorso? Beh, io dovevo dire queste cose, perché ogni giorno si sente in televisione, sui giornali e dappertutto questi delitti orrendi e schifosi, queste violenze pazzesche nei confronti delle donne, le quali dovrebbero essere trattate come fiori e invece da questi criminali vengono trattate come oggetti. E allora il mio appello a tutti è: cercate di non restare in silenzio quando sapete.